Buongiorno. Oggi vedremo assieme uno strumento che ho sviluppato nel tempo libero per permettere il dimensionamento ragionato di sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici residenziali. Ero particolarmente curioso di vedere come si sarebbe comportato uno di questi simulatori alle prese con dati di produzione e di consumo reali. E quindi ho registrato un anno intero di letture a casa mia che ho poi buttato in un grosso foglio Excel. Una volta parametrizzato questo grosso foglio, l'ho messo a disposizione di tutti col link che trovate in descrizione. Andiamo a vedere assieme come funziona. Oh, molto bene! Nel riquadro qui a sinistra in alto potete inserire i vostri dati riguardanti consumi e impianto fotovoltaico. Questi tre riquadri invece sono componenti simulate del sistema: batterie di accumulo, scaldacqua e veicolo elettrico a percorrenza giornaliera costante. Qui a destra abbiamo degli altri parametri che vedremo più avanti. Il grafico centrale riguarda un giorno a scelta e completato con la dashboard qui a destra. Sotto ho inserito il tabellone con i dati aggregati annui divisi mese per mese. In fondo ho aggiunto tre grafici riassuntivi della situazione annua. Cominciamo con il simulare, il primo componente elettrico, il più semplice da gestire, il veicolo elettrico. Proviamo ad impostare 80 km giornalieri e premendo invio automaticamente dovreste vedere nel grafico giornaliero comparire la sessione di carica. Come vedete si ferma a circa 3,7 kW di potenza perché abbiamo impostato 16 A di carica. Facciamo un totale di quasi 13 kWh di consumo elettrico giornaliero per un totale di 4.701 kWh annui. Possiamo modificare l'efficienza di questo veicolo elettrico, ad esempio impostiamo 12 kWh e mezzo ogni 100 km se abbiamo il piede più leggero. Vedete che la sessione di carica si accorcia. Possiamo anche modificare, forse 12,5 è un po' troppo basso, rimettiamo qualcosa di più realistico per un veicolo a 4 ruote. 17 va benissimo. Sono dati che io vi consiglio di prelevare da spritmonitor.de. Proviamo ad abbassare la potenza di carica. Ho preinserito dei valori tipici dei wallbox moderni. Non so, mettiamo 10 A e vediamo che nel grafico giornaliero, tac, la sessione di carica contiene la stessa energia ma a potenza più bassa. Proviamo anche a modificare l'ora di inizio della nostra sessione di carica e vediamo che, eccoci qua, abbiamo fatto partire la nostra carica alle 2 di notte. Lo scaldacqua è un carico elettrico solo relativamente più complesso. Ho introdotto un parametro persone per simulare la variabilità tipica delle necessità termiche di uno scaldacqua in base alle persone che in una famiglia devono farsi la doccia. Inoltre è relativamente più complesso anche per la variabilità stagionale che ho rilevato empiricamente a casa mia. Vedete che questo è il ciclo di carica di maggio, proviamo ad andare a vedere in gennaio cosa succederebbe. Eccoci qua, vedete che il grafico prevede il carico di una quantità di energia circa doppia. L'assorbimento istantaneo è comunque bloccato qui, in questo caso possiamo mettere ad esempio un 1500 watt, ad esempio in pura resistenza elettrica, quindi possiamo abbassare il COP da 1,8 a 1, oppure impostiamo una classica pompa di calore per acqua calda sanitaria che sta sempre intorno agli 800 watt con un COP di solito poco sotto il 2.
anche qui possiamo vedere che possiamo variare l'inizio del nostro ciclo di carica, che io suggerisco di mettere intorno alla mezza giornata per via del fatto che lo scaldacqua è sempre disponibile alla carica, anche quando noi non siamo presenti, a differenza del veicolo elettrico. Proviamo a mettere 1000 watt e vediamo come il grafico cambia. Parliamo, come vedete, di 1600 kWh annui circa. E veniamo quindi alla parte più interessante del simulatore, consumi e fotovoltaico, che sono la parte che riguarda più da vicino la campagna di raccolta dati che ho effettuato io a casa mia. Proviamo ad impostare 3000 kWh annui di consumi e vedete che il grafico sotto si è un po' animato. Diciamo che con la data fissata al 21 gennaio forse vedete pochino perché in questo giorno forse non ero in casa. Proviamo ad esempio a passare a maggio. Ecco qui, sì, già ecco, c'è qualcosa più di visibile. Per vedere i dati che ho rilevato io nudi, reimpostiamo il numero di persone a 0 e la percorrenza del veicolo elettrico a 0. Ecco qui, questi sono i dati che io ho rilevato nella campagna dati di casa mia, riscalati su una quantità di consumi annui di 3000 kWh. Vedete che se noi aumentiamo a 5000, il dato viene semplicemente, brutalmente riscalato verso l'alto. Animiamo un po' questo grafico in modo da vedere quattro belle cose, reinseriamo una certa quantità, 75 km giornalieri, kWh ogni 100 km va benissimo e magari mettiamo 4 persone per il nostro scaldacqua simulato. Eccoci qui, vedete che abbiamo 1600 kWh di acqua calda più 4400 kWh più 5000 kWh di altri consumi. Qui sotto potete vedere che i tre sommano assieme circa 11000 kWh. Per il fotovoltaico si inserisce la potenza nominale del campo fotovoltaico in kilowatt picco e separatamente la potenza in alternata dell'inverter. Ho introdotto questa possibilità per gestire gli impianti fotovoltaici con stadio di conversione sottodimensionato, che sono tipici del periodo di super bonus 110%. Ecco qui, una volta inseriti entrambi i dati, potete anche variare la producibilità annua che io ho preimpostato a 1250 e vedere cosa succede in questa giornata tipica con un fotovoltaico, ad esempio, da 8 kW picco. In questa riga qui sotto, il simulatore vi evidenzia anche la quantità in kWh e in percentuale della perdita di sovraccarico utilizzando quell'inverter e potete vedere qui in fondo che a fronte di 11000 kWh di consumi annui, questo impianto produce circa 10 MWh scarsi. Magari per proseguire con i ragionamenti parifichiamo i due valori, così ad esempio abbassiamo un pelo i consumi, così abbiamo autoconsumo e autosufficienza equivalenti. Ecco qua. In questo modo vediamo che abbiamo circa 10 MWh sia di produzione che di consumo. Veniamo ora alla parte più interessante e, se vogliamo, anche divertente di questo simulatore. Aggiungiamo 12 kWh di batteria di accumulo. Come vedete, in questa giornata ora il 40% dei consumi è soddisfatto dalla batteria di accumulo. L'area gialla rappresenta la fase di carica della batteria, che va a sommarsi agli autoconsumi istantanei che già prima erano visualizzati in arancione. Quest'area gialla chiarissima
e quest'area rosa avrete già capito che rappresentano rispettivamente immissioni e prelievi. In sovraimpressione è ora visualizzato lo stato di carica del sistema di accumulo. Da 0 a 100%. Non fa fede la scala che vedete a sinistra per lo stato di carica. Proviamo ora a ridurre la potenza dell'inverter di batteria, ad esempio a 2,5 kW. Potete vedere che vi sono delle modifiche all'area gialla, che è la fase di carica di questa batteria. L'inclinazione del grafico dello stato di carica si riduce. Anche la scarica viene interessata da questa limitazione. Infatti anche l'inclinazione della fase di scarica non scende sotto un certo valore, e in questo punto potete vedere che la batteria di accumulo raggiunge la sua massima potenza e parte dell'energia è prelevata da rete. Proviamo a diminuire l'efficienza round trip di questo sistema di accumulo e potete vedere che nella fase di scarica ora parte dell'energia viene persa per strada. Rimettiamo 90%, che è un sistema che per i sistemi moderni è un valore abbastanza tradizionale. Vediamo ora il DOD, ovvero la profondità massima di scarica. Alcuni produttori pubblicano direttamente nelle schede tecniche la capacità effettiva dei loro sistemi di accumulo, altri invece preferiscono la potenza nominale e la scarica massima. Proviamo ad impostare l'85%. E vedete che dal grafico in sovrimpressione si vede che il rimanente 15% non viene mai sfruttato. La differenza è esclusivamente grafica, nel senso che, ad esempio, 12 kWh all'85% funzionalmente sono uguali a 10 kWh circa al 100%. Cambia solo la rappresentazione grafica del SOC, dello stato di carica. Finora abbiamo analizzato il comportamento di questo sistema di accumulo con la connessione in alternata. Questo tipo di sistemi affianca all'inverter fotovoltaico un secondo inverter a servizio della batteria, che a volte è integrato nell'accumulo stesso, e può funzionare anche all'unisono. Qui ad esempio possiamo vedere che questo picco di richiesta è stato soddisfatto proprio dall'intervento della batteria in affiancamento all'inverter fotovoltaico. Io vedete che ho forzato il comportamento limitando di molto la potenza dell'inverter fotovoltaico. Se noi selezioniamo invece una connessione in continua per l'accumulo, l'energia in arrivo dai moduli fotovoltaici viene dirottata in batteria anche se eccede la potenza dell'inverter fotovoltaico, appunto perché la connessione avviene a monte dello stadio di conversione dell'inverter. Di contro però vedete che questo picco di richiesta non può venire soddisfatto dal sistema di accumulo. Una volta che il sistema di accumulo raggiunge uno stato di carica del 100%, quella parte di energia che veniva destinata alla sua carica viene meno, per cui nel grafico si vede che la potenza in uscita dall'impianto fotovoltaico viene limitata all'inverter fotovoltaico stesso. Potete indagare sul comportamento del vostro sistema modificando la data in alto a destra. Ogni giorno il vostro sistema di accumulo avrà uno stato di carica iniziale pari a quello finale del giorno precedente. Quindi ogni modifica tecnica al sistema avrà un impatto sull'intero anno. La modifica della data non ha alcuna implicazione sulle prestazioni del sistema. Infatti i dati annui che verranno riassunti nel tabellone sotto vedremo che non cambieranno. Modifica semplicemente la visualizzazione del grafico. È un po' come avere un sistema di acquisizione dati su un impianto che non è ancora stato installato. E andiamo dunque a vederli questi totali annui. Li trovate nel tabellone sotto, divisi mese per mese. Da sinistra a destra abbiamo il totale consumi di casa, per un totale di circa 10.000 kWh, il totale produzione per 7.200 kWh circa, e subito a destra abbiamo
l'autoconsumo in kilowattora, diretto e con accumulo. A destra abbiamo ancora immissioni e prelievi, sempre in kilowattora e sempre divisi tra diretti e con accumulo. Abbiamo anche gli indici percentuali di autoconsumo e autosufficienza, sempre mese per mese, sempre senza e con accumulo, ben inteso che la percentuale di autoconsumo fa base 100 il totale produzione da fotovoltaico, mentre la percentuale di autosufficienza, chiamata anche autarchia, fa base 100 il totale consumi di casa. All'estrema destra vediamo anche lo stato di carica medio mese per mese dell'accumulo e la capacità sfruttata media dell'accumulo. Queste ultime due colonne saranno frutto di approfondimenti futuri. Siete caldamente invitati a modificare liberamente tutte le celle di calcolo che trovate nei fogli qui a destra. Giocateci pure liberamente e se vi sembra tutto inutilmente complicato, sappiate che parte della fatica è stata dovuta al supporto multithreading, che mi ha impedito di utilizzare formule molto comode nei fogli di calcolo. Con 2 milioni e mezzo di celle non sono davvero riuscito a rinunciare al multithreading. Vi ricordo che potete scaricare questo foglio di calcolo dal link che trovate in descrizione. Tutte le formule sono senza password e visibili. Scrivetemi qui sotto nei commenti se volete vedere approfonditi alcuni aspetti che in questo video non ho trattato. Alla prossima! Sì, come no? Sì, ma la prossima la devo fare a braccio. Oh, sembra di ascoltare il professor Zichichi.